Sono qui per ribadire che il palco è formato da grandi amici, una squadra coesa che ogni volta che c'è da motivare, da tornare, da stare assieme, risponde sempre presente, così come risponde sempre presente il vice capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, grande amico di Francesco Cannizzaro e della città di Reggio Calabria. Accogliamo con un grande applauso Roberto Chiuto. Cari amici di Reggio Calabria, consentitemi innanzitutto un affettuoso saluto alla mia capogruppo, a Maria Stella Gelmini, che voi la ascolterete tra un po' come capogruppo di Forza Italia. Io scommetto su di lei. Maria Stella ha capacità di leadership, ha intelligenza politica, esperienza, la vedrete assurgere ad incarichi ancora più importanti rispetto a quelli che ha avuto negli anni passati come Ministro della Repubblica e come capogruppo di Forza Italia. Siamo orgogliosi di averti qui in Calabria a sostenere questa meravigliosa squadra. Un saluto affettuoso anche alla mia amica Aiole Santelli e un ringraziamento da cittadino calabrese prima che da dirigente politico, perché Aiole sta dimostrando non solo ai calabresi ma al paese che c'è una Calabria che sceglie di non rivendicare sul passato ma di dimostrare al paese che ha capacità, qualità e vuole spendere queste qualità nello sviluppo della regione. Un affettuoso saluto anche a Ciccio Cannizzaro che ha mosso a fianco a me i primi passi alla Camera prima che diventasse grande, andasse per conto suo. Auguri a lui per tutto quello che farà, ai consiglieri regionali, a Sainato, benvenuto, al capogruppo di Forza Italia, Ruzzolo, a Mimmo Giannetta che ha scelto di ritornare alla Calabria invece di fare in Calabria invece di fare il deputato, pur di stare più presente, più vicino, più prossimo al territorio. Un affettuoso saluto anche ai miei due colleghi, a Maria Tripodi e a Marco Siclari, ma il saluto più affettuoso e il ringraziamento più affettuoso va a questa splendida squadra di candidati che dimostra entusiasmo, passione, voglia di riconquistare la città per restituire a Reggio Calabria il futuro che questa città merita. Io non parlerò, come ha fatto Ciccio, di Falcomatà. Falcomatà, amici, appartiene al passato di Reggio Calabria. Voi siete il futuro di questa città insieme a Nino Minicucci. Qualcuno diceva nelle scorse settimane: ah, ma a Reggio avete un candidato della Lega. Beh, io sono venuto poco fa, ho visto che Nino aveva una mascherina non verde ma amaranto, perché il colore dell'amaranto, Nino ha capito, è più forte, più vigoroso del verde della Lega. E magari la Lega avesse la capacità di offrire al territorio, agli alleati, candidati del valore di Nino, calabresi che hanno dimostrato nel nord del paese le loro qualità. Bene, noi siamo orgogliosi che queste qualità vengano restituite alla Calabria attraverso la candidatura di Nino Minicucci a sindaco di Reggio Calabria. Lui rappresenta il futuro, Falcomatà rappresenta il passato, lui insieme a voi rappresenta il futuro di questa città che, lo dico da cosentino, è la città più importante della regione, non solo per popolazione ma anche per quello che può dare all'intera regione. È la porta della Calabria sul Mediterraneo, è una città che ha un'area metropolitana straordinaria, è una città che potrebbe essere un volano di sviluppo non solo per la provincia di Reggio ma per tutta la Calabria. Recuperatela questa città, restituitele l'orgoglio che merita e che meritano i cittadini di Reggio Calabria, non solo nell'interesse dei cittadini di Reggio Calabria ma nell'interesse della Calabria. Nino, io concludo perché voglio dar spazio a Aiole, a Maria Stella. Tu oggi fai parte insieme a noi di questa squadra che, hai visto, è riuscita a superare i personalismi, è riuscita a superare le incomprensioni,
perché questa è la nostra è la differenza del centrodestra rispetto alla sinistra. Noi crediamo nel valore della coalizione e nella possibilità che la coalizione unita possa costruire un futuro migliore per questi, per questi territori, e lo abbiamo dimostrato in passato. Iole lo ricorderà, ha preso il partito di Forza Italia insieme a me e tanti altri amici quando tutta la Calabria aveva un colore, era rossa, aveva un colore che era della sinistra, che governava non solo la regione ma tutte le principali città. Beh, abbiamo vinto a Cosenza, abbiamo vinto a Lamezia, abbiamo riconquistato Catanzaro, ora vinceremo anche a Crotone, a Reggio Calabria, abbiamo conquistato la regione e abbiamo dimostrato al paese, come vi dicevo, che c'è la possibilità per la Calabria di esprimere un gruppo dirigente capace, che non abbia complessi di inferiorità rispetto ai gruppi dirigenti delle altre regioni. Grazie a Iole per aver dimostrato questo insieme a questa squadra. Ecco Nino, ora tu fai parte di questa squadra, noi ne siamo orgogliosi, è una squadra di persone che lavorano sul territorio, che hanno dimostrato di saper bene amministrare, come sta facendo Iole alla regione, ma come hanno fatto tanti governando città importanti di questa regione. Noi ci attendiamo molto da te, si attendono molto da te i cittadini di Reggio Calabria, ma tutti i calabresi. Concludo, è un momento importante. Le elezioni di Reggio Calabria non sono importanti solo per voi, sono importanti per tutta la Calabria, perché oggi noi dovremo riempire di contenuti i piani del Recovery Fund, 209 miliardi di opere pubbliche, di risorse per le riforme che dobbiamo spendere. Abbiamo la necessità di avere città ben governate, capaci di individuare quelli che possono essere i volani di sviluppo della regione. Ecco, noi abbiamo la possibilità di far tutto questo grazie a questa squadra, per cui lo dico a voi che siete qui venuti, vi ringraziamo, siete seduti per ragioni di distanziamento, fra un po' quando finiremo alzatevi e girate in questi ultimi giorni e dite ai cittadini di Reggio che bisogna votare il centrodestra per la qualità che il centrodestra ha dimostrato nel governo delle città, e che forse non è il caso di votare chi ha ridotto una città importante come Reggio Calabria nel modo in cui abbiamo visto nel filmato iniziale. Bene, recuperate l'orgoglio dei cittadini di Reggio Calabria, riconquistate la città di Reggio Calabria, fatelo per voi, fatelo anche per noi che proveniamo da altre parti della regione, ma annettiamo alla vittoria del comune di Reggio Calabria da parte del centrodestra un'importanza straordinaria, di grande prospettiva. Ecco, impegnatevi per vincere queste elezioni, vincetele per voi, ma vincetele per tutta la Calabria.